Buonasera, buonasera, sono Walter Potenza qui al club di Prata Sannita, Santa Maria di Prata, rettifico, e con me ho l'onore di intervistare un mio grandissimo amico degli anni 70, siamo in effetti venuti insieme qui negli Stati Uniti, Mario Muccio. Muccio, bentornato Mario, bentornato. Allora, bentrovato. Bentrovato. Questo programma consiste in 5 domande, molto semplici. Domande personali non ne facciamo. La prima è ovviamente la più semplice. Da dove vieni in Italia? Io vengo da un piccolo paese, si chiama Valle di Agricola, provincia Caserta. Ah, quanti abitanti fa Valle Agricola? Un 2000. 2000, mamma mia, è grande, oh. Sei arrivato qui negli anni 70? 70. 70. Quanti anni avevi? Avevo 24 anni. Cioè 24 anni avevi, beh, grandicello. Giocavi pure a pallone, sì, discretamente. Sì, giocavo a pallone, sì. Sì, non eri un granché. Alla destra. Beh, alla destra. Cioè, io ricordo di aver giocato con te, cadevi molte volte per terra, sì, sì. Comunque. Senti, che cosa significa per te essere italiano, diciamo, qui nel club, in questa associazione che abbiamo noi? Perché esiste Santa Maria di Prata? È un club che tutti gli italiani ci riuniamo insieme e facciamo che possiamo fare in Italia. Sì, questa sera ho notato pure che hai fatto delle ottime cose nella cucina, ti diletti a cucinare tu. Sì, io cucino, sì. Sì. Negli anni cosa hai fatto come mestiere? Il mestiere ho fatto, ho lavorato in fattorie. Sì. Ho fatto tagliare l'erba. Sì. Tante cose. Vabbè. Tante cose, tanti mestieri. Ma... Sì, poi ne sei entrato nelle scuole, sì, scuola, mi pare. Esatto, l'ultima, sì, parte della tua carriera, diciamo. Era la scuola, no? Sì. Sì, sì. Torni a casa, cioè prima del Covid, tornavi a Valle Agricola? Quasi ogni anno. Sì? Sì. Hai ancora familiari lì? Sì, cugini. Ah, il resto... Ho notato che hai pure una bellissima famiglia pure qui. Sì, sì. Mi pare hai due ragazze, due figlie, o no? Un figlio. Un figlio, e c'hai un nipote. Sei nipoti. Sei nipoti, mamma mia. Oh. È un pronipote. Allora, comunque, la parte più bella del crescere è vederli crescere. È vero, sì, così è. E così è. Senti Mario, se mi dovresti cucinare qualcosa stasera, quale sarebbe la cosa che ti piacerebbe cucinare? Ma veramente, signor Volta, io cucino un po' di tutto. Sì. Non sono un professionista, ma un po' di tutto. Cosa ti piace di più, però? A me fai il sugo. Sugo. Ti piace il pesce, la pesce, carne? Pesce, sì, pesce, stecche, sì, maccheroni, sì. Un po' di tutto, insomma. Un po' di tutto. Ti piacciono, sì, le verdure? Verdure, tantissimo. I dolci li mangi? No. No. No, sei bravo, Non, non dolci. Qualche volta, ma... Non sei un grande bevitore. No, so che fai pure il vino, no? No, no, faccio più il vino. Non ho mai fatto il vino. Oh, mai? No. Mai. Oh, bravo. No, perché ci sono molti dei tuoi amici, sì, che fanno vino, che... Io non l'ho mai fatto. Sì, che diciamo in un certo senso è un aceto glorificato, non è vino, però va bene così. Stasera cosa cucinate? La carne, mi pare? Stasera ho fatto delle cotolette, sì, il salsicce, sì, l'insalata, i maccheroni, ah, e basta. Siamo a posto. Non ho altro da aggiungere, se hai qualcosina tu da dire, niente, vuoi salutare l'Italia perché tutti, questo video... Tutti italiani e i miei cugini. Lo manderemo a Valle Agricola, certamente noi siamo su YouTube, questo canale, come ripeto, si chiama Italian Immigration Network, che in effetti intervista gli italiani che sono venuti qui in America, si sono stabiliti qui, per poter dare a loro anche la possibilità di presentarsi. Io ringrazio Mario Muccio per la gentilezza che ci ha offerti e noi ci risentiremo al prossimo episodio con il nostro network. Arrivederci da Walter Potenza. Ciao, arrivederci a tutti a Valle Agricola.